Desidero salutare innanzitutto l'onorevole Marco Marchetti, grazie Marco per la sentita Tecchio, desidero salutare l'onorevole Filippo Galinella, è una cosa particolare perché Filippo l'ho sposato lo scorso anno in questo palazzo. Saluto proprio il consigliere regionale Gino Teversini, devo dire che grazie a Gino, soprattutto il suo impegno, finalmente quest'anno per la prima volta nella storia la Regione Marche ha iniziato la raccolta del tartufo in contemporanea con la Regione Umbria. Qui c'erano polemiche da finire, quindi io gradirei che venisse fatto veramente un applauso alla Regione Teversini. Grazie. No, ringrazio il sindaco Ioli per l'invito e tutto il comune da Tecchio per darmi l'ospitalità a questa giornata, diciamo, un po' piovosa ma comunque bella per il comune da Tecchio. Sono questi momenti importanti per un comune come Tecchio, ma anche per altri comuni della nostra provincia. Cioè quando si vede le nostre tradizioni, le nostre grandi qualità, le nostre grandi risorse, accanto alla tutela del territorio, alla bellezza del nostro territorio e a una comunità che si ritrova insieme. Per cui il mio è soltanto un augurio di una buona festa, sapendo che questa è la ricchezza del nostro paese, questa è la ricchezza dell'Italia e andiamo avanti così. Anche io da Dominotto conosco la festa delle Cantine, sono tutti gli anni, l'anno scorso mi sono sposato in sede, poi faccio un anno, e ero venuto qui proprio per ricordare un anno di matrimonio. L'anno scorso è stato vissuto un po' con travaglio, quando ci sono le feste non sei mai da solo, e non sapevo che sarei stato invitato, mi fa piacere, per questo taglio del nastro, e a mia moglie gli avevo promesso starò solo con te, anche questa volta l'ho fregata, però mi farò perdonare più tardi, diciamo così, grazie a tutti. Inviterei anche il consigliere delle sinergici qualche cosa. Sì, grazie. Io intanto porto il saluto del Consiglio regionale, ringrazio l'amministrazione per l'invito, per me è sempre un piacere venire a Tecchio. Ormai mi sono perso dentro l'amministrazione negli ultimi anni. E devo dire l'importanza di questa manifestazione, che fa parte della serie di manifestazioni del territorio, è legata alla regione. Oggi, in questi giorni, si conclude in America un'iniziativa importante della Regione Marche per quanto riguarda il turismo. La regione sta facendo molto legato a un turismo che non è solo quello della costa ma è quello dell'Ottoterra, quello dei prodotti tipici. Ho notizie da dirigenti che sta andando benissimo, ci amo nell'occhio del ciclone, nel senso che c'è moltissima attenzione per la qualità che mettiamo, quindi un'operazione importante, e questa operazione di qualità del paesaggio, del territorio, lo diceva anche Marchetti, queste manifestazioni ci inseriscono perfettamente. L'eccellenza tartufo insieme ad Appetto, l'eccellenza birra, sono elementi di grande qualità
con l'immagine di questo territorio e anche della regione Marche. Questo mi riempie di orgoglio. Buonasera a tutti, è sempre un grande piacere perché in vari anni, in varie vesti sono venuto qui a lavorare questa iniziativa. Devo dire che è molto importante perché si colloca in quegli appuntamenti annuali per la promozione e valorizzazione del tartufo. Sapete che il tartufo è un prodotto di qualità molto importante perché integra il reddito agricolo e quindi dà la possibilità a tanti agricoltori di poter raggiungere un adeguato reddito alla fine dell'anno. Noi come ASAM, quindi è l'Agenzia per lo Sviluppo dell'Agroalimentare delle Marche che presiedo e amministro, ci occupiamo appunto di dattificoltura, cioè diamo la possibilità agli agricoltori di coltivare il tartufo attraverso le piante vigorizzate che l'ASAM, che è un'agenzia della Regione Marche, mette a disposizione. Cosa dire del tartufo in questa manifestazione? Il tuo riprovero era corretto, perché so esattamente che da molti anni sono mancato, diciamo, in questa scena del territorio. Tu sai benissimo che l'ho occupato per tanto tempo, ho cercato anche di lasciare spazio agli altri. Comunque, ho visto crescere e nascere la manifestazione del Vecchio, l'abbiamo sostenuta, che tu lo sai, ho visto nascere, anche se in età avanzata, quella di Acqualagna, cioè nel senso che Lucianini l'aveva iniziato tanto tempo fa, abbiamo noi sostenuto come comunità queste realtà, questi eventi, perché abbiamo sempre ritenuto che le risorse del territorio andassero sostenute soprattutto dalle realtà territoriali e dalle istituzioni. E la comunità montana ha avuto nel passato un ruolo molto importante. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Vi porto il saluto dell'amministrazione provinciale, del presidente Ricci e anche del collega Papi, che qui come assessore della provincia è presente all'inaugurazione della fiera del tartufo. Innanzitutto due cose: a Pecchio apre la stagione delle manifestazioni autunnali legate al fungo e al tartufo. È la prima manifestazione che si apre sul territorio provinciale e da oggi in poi ci sarà, fino alla metà, fine di novembre, una serie di manifestazioni che identificheranno il territorio della provincia, in particolare sul tartufo. Il tartufo che è una grande occasione, una grande opportunità di promozione turistica, perché grazie al tartufo in questo territorio arrivano nel periodo autunnale tantissimi turisti che apprezzano e colgono l'occasione di degustare il tartufo, ma colgono l'occasione anche di apprezzare le bellezze che questo territorio è in grado di offrire, che è comunque un'occasione di promozione del territorio, naturalmente a Pecchio, che si contraddistingue non solo per il tartufo in questo caso, ma anche per l'altro progetto importante che è a Pecchio, città della birra, come ricordava il sindaco, l'ho visto sabato scorso qua, perché anche la birra è diventata un'occasione di promozione di questo comune. Quindi in bocca al lupo e auguri alla manifestazione, e anche io un in bocca al lupo per il sole per domani.